tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme la parte B di Cuti Ludissi. Trovate sul canale le due registrazioni di questo brano, una con abbellimenti e una semplice. La parte è questa che studieremo. Si riprende da capo. Ecco qua, siamo in quinta posizione in apertura, abbiamo 4-4 e 4 dura una pulsazione e mezza, quindi pam, pam. E facciamo questa prima frase, metto un metronomo, questo capite anche le pulsazioni, il metronomo lo metto a 60, 2, 3, questo. Posso mettere anche un altro metronomo che ci dà la scansione del, appunto, abbassando la velocità ovviamente, ci dà la scansione del battere, quindi ci dà un bip in battere, quindi a 60 molto lento, 2, 3, 1, 2, 3, così quindi. La prima frase è questa, ecco qua, abbiamo quarto dito, una pulsazione e mezzo, in elevare il 2 cerchiato, poi 2 cerchiato, 3, che dura una pulsazione e mezza, va bene? Voi comunque dovete sentire qua due pulsazioni e subito in elevare mettere questa nota, quindi ta, 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 due pulsazioni dovete sentire qui, ma non completa la seconda. Bene, fatto questo, bentornati dopo, diciamo, una mezz'ora, insomma 10 minuti, il tempo necessario per memorizzarlo. Avete memorizzato questo ta, ta, in apertura ovviamente, poi andiamo avanti, abbiamo 3-3, poi allarghiamo di due posizioni, quindi questo, quindi due cerchiato e il 3, quindi questo, ripeto questo in apertura, poi l'ultimo 3 dura due pulsazioni, e questo, 2, 3, ripeto questo, 1, 2, 3, chiaro, quindi è questo, poi, ecco qua, vedete, abbiamo questa nota che dopo il terzo movimento, in levare dal terzo movimento, 1, 2, 3, pa, pam, pam, anche qua in levare dal terzo movimento, ta, 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 questo dura due pulsazioni. Fatto questo, dopo una mezz'ora e dopo averlo memorizzato, altrimenti non andate avanti, non serve a nulla. E questo, ora colleghiamo tutto il rigo, e questo. E la frase l'abbiamo, diciamo, ultimata, ripetetela tantissimo anche voi, andiamo avanti. Frase successiva, dopo aver eseguito questo, facciamo questo. 3 cerchiato, 2 cerchiato, poi 3, quindi ta, ta. 2 cerchiato dura una pulsazione e mezzo, quindi ta, ta. Richiudiamo col 2 cerchiato, è la stessa nota a livello acustico, eh. 2 cerchiato, poi 2, no. 2 cerchiato, 2 in chiusura, quindi vediamo questa frase così. Quindi questa è un'apertura. Col 3, ora chiudo col 2 cerchiato, sentirete la stessa nota, quindi 2 cerchiato, mettendo un metronomo, sentite come l'effetto ritmico, 2, 3, questo, quindi. Ecco qua la frase, ripetetela anche voi per una decina di minuti, una mezz'oretta, insomma, è importante memorizzare. Bene, andiamo avanti, dopo questa frase, quindi. Terzo momento in levare, in apertura, ta, ta. Chiudo prima, ta, ta. Poi apro, quindi col metronomo è questo, 2, 3,
ascoltatela tantissime volte questa frase. Siamo qui, quindi ho iniziato a inlevare da questa nota pa, 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 una pulsazione e mezzo, inlevare anche questo, poi una pulsazione qua. Fatto questo, collegate tutto il rigo è così. Fatto così, insomma, collegate i due righi, è così. Poi. Ed ecco i due righi, potete ripeterla un bel po' di tempo da soli. Ecco qua, fatto. Andiamo avanti, tanto è finita, perché poi anche qui ripete spesso la stessa cosa. Pagina successiva, 4, 2 cerchiato, 3 in apertura. In apertura, 4, 2, ripeto, 4, 2 cerchiato, 3. Salgo di una posizione, 2 cerchiato, il pollice cerchiato. E questo quindi. Ripeto questo, 4, 2 cerchiato, 3. Poi il 2 cerchiato che si allarga di una posizione. Ripetete questa frase. Ecco qua. Queste 5 note, memorizzate, andiamo avanti, frase successiva. La frase che avete memorizzato è questa, bentornati. Ora in quinta posizione, un'apertura. E questo, 3, 3 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato. Quindi, pa, pa, pa. Ripeto, ta. Vedete questa frase? Ecco qua, colleghiamo questa frase col metronomo lentamente, 2, 3, tutto il rigo, Ecco qua, il rigo l'abbiamo memorizzato, andiamo avanti ora. Quindi il rigo successivo abbiamo 4, una pulsazione, poi 3, 3, 2 cerchiato, 4, 3 in chiusura e nuovamente il 3 che dura una pulsazione e mezza. Quindi questo, pam, pam, chiudo, prima in apertura, tam, pam, pam, chiudo, pam, pam. E questa è la frase da memorizzare. Tam, ta, 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 tam, tam. Frase successiva, ecco qua, bentornati, questo in levare il 3, terzo movimento, ta, 2 cerchiato, se avete l'organetto con, non so, come questo qua, con le alterazioni, suonate il pollice qui, quindi questo, in apertura poi il 4 qui, pa, pa, ripeto questo, questo pollice, poi in apertura 4, 4, ripeto, 1. Col metronomo è questo, 1, 2, 3, in levare. Apro. Pausa, ovviamente voi, chi non ha le alterazioni e quindi stona, non va bene, vi faccio vedere un minuto, imparate prima, ecco qua, chi ha le alterazioni studia questo, chi non ha le alterazioni, troviamo un'alternativa, che è questa, quindi... Invece di suonare il pollice cerchiato, risuonate nuovamente il 3. Quindi qua andrete a suonare per voi, metto un 3 sopra, Ecco qua, o un 4, proprio così. Suonate un quarto dito, è più comodo qua, senza muovervi, quindi farete questo, 1. Fate un da, 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 quarto dito, quindi questo. E poi aprite 4, 4. Ecco qua, non avendo l'alterazione, suonerete a posto della posizione 0 col pollice, il 4 qui. Va bene, sempre in chiusura, tutto qui e poi in apertura, 4, 4. La faccio riascoltare lentamente per chi questa frase, per chi non ha le alterazioni sull'organetto, questo è da, poi il 4, apro, pa, pa, per chi non ha l'alterazione. Bene, fatto questo... ora vedete, andiamo avanti, ma più o meno, vabbè, collegate questi due righi, andiamo avanti, ma più o meno diciamo le stesse note del primo rigo di questa pagina, cambia solo la ritmica. Abbiamo questo, pa, pa. Ecco qua, ancora questo, ta, ra. Ripeto,
ripetetelo un po' di volte, la stessa cosa di sopra, quindi questo. Sopra era, invece qua, tara, tre, tre. Questa è l'unica differenza. Invece l'alterazione questa la... Va bene, andando avanti ora che succede? Qua più o meno sono le stesse note del primo rigo, qui è questo. E il pollice cerchiato qua. Quindi tada. Poi andando avanti come sopra uguale. Quindi cambia ben poco, vedete? Questo qua è uguale a questo, qui cambia solo qualche, vedete, 4, 2 cerchiato, 3, qua era 2 cerchiato, pollice cerchiato, qua invece abbiamo 3, 3, pollice cerchiato, tutto qua, questo cambia, va bene? Fate insomma anche questo rigo ve lo faccio riascoltare. Chiaro poi. Andiamo avanti che è la stessa cosa di sopra. Cambia solo questo 4 che dura due pulsazioni, tutto qua. Questo rigo è uguale a questo di prima, che abbiamo la stessa alterazione, vedete? Quindi ovviamente per chi non ha lo strumento, insomma, con le alterazioni, suonerà il 4 anche qui sotto, va bene? È finito. Qua sono le sei note, qua abbiamo, l'unica cosa che cambia è questo 4, qui era 4, 4, pausa, qua un 4 che dura due pulsazioni, 1, 2, poi pausa, ma non è un problema. Poi la stessa scala dell'inizio, quindi dopo aver fatto questo... Riprende tutto da capo, va bene? Ecco qua, facciamo lentamente questa parte, ve la faccio sentire con i bassi molto lentamente, commentando i bassi, quindi è così. I bassi siamo in re minore nella parte B, posizione di re minore è questo, quindi cambiano i bassi. Cambiano i bassi nuovamente. Chiudo, altrimenti non si vedono più i bassi. Cambiano i bassi. Cambiano i bassi. Eccoci qua, ci siamo. Il finale come funziona? Una volta che l'abbiamo ripetuta tutta, più volte ovviamente, si prende da capo, vi metto, faccio vedere anche il segno, ecco qua, si prende da capo di qua fino a qui, arrivati qua, facciamo il finale, va bene? Qua andiamo verso il finale. Dopo questa nota si va a finale, che vedremo ora. Ecco qua, chiaro? Quindi va ripetuta, vedete, qua c'è scritto dall'S, da questo segno a questo segno, poi finale. Questo segno, vedete, è qua, ve lo dico velocemente, qui, per questo si prende di qua, poi si fa qui e si fa il finale. Vediamo il finale com'è da questa nota che vi ho detto prima, riaggancerò di qua, così fate anche voi questo e il 2 in chiusura, che è dopo la scala. Questo quindi, facciamo proprio la scala che c'è da prima, meglio, insomma, da qua. Va bene, e sarà così. Ora il finale, questo. 2 cerchiato, 3 cerchiato, 5 così. I 4 cerchiati in apertura dura 7, poi chiudo con 4, 2, apro con 4 cerchiato, 3 e 2, quindi è questo. Stop, chiudo con 4, 2, apro con 4 cerchiato, 3, 2, tutti e due bassi, a tempo è questo. Metto un metronomo così. Forse sarà più semplice anche capire la ritmica, molto lento così, quindi. Pausa.
qualche abbellimento qui per chi insomma è già avanti, possiamo inserirlo pure, sì. Quindi è questo, la parte B, quindi una terzina già qui dopo qualche mese che l'avete memorizzata, quindi già qui fate questo, quindi e metto un at sopra terzina per ricordarvi. Stessa cosa andando avanti. Qua tensione la terzina con due cerchiato, tre cerchiato, due cerchiato. Quindi andiamo avanti poi. Vabbè, qua è normale. Andiamo avanti, pagina successiva. Quindi è questo. Quindi un'acciaccatura sul due cerchiato. Quindi due cerchiato, quattro, due cerchiato. Poi, qua potreste fare, però no, lasciamo stare, un po' tutto regolare. Qua potreste fare prima del 3, 3, 4, 3 il pollice. Questo, e qua tutto poi regolare come prima. Va bene, ovviamente gli abbellimenti non li mettete subito, Memorizzate prima la parte, diciamo, quella. La parte melodica principale, poi mettete gli abbellimenti. Vi consiglio di studiare questo metodo, metterete gli abbellimenti da soli dove vi piacciono a voi. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone. Se vi è piaciuto questo video, insomma, condividetelo sui social, invitatelo a qualche amico che potrà tornargli utile. Sarà un modo per farmi capire anche che il brano, cioè questa lezione, vi è stata utile. Per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone. Alla prossima lezione. Ciao a tutti.